Marocchi. La respinta tentata da Bibar. Quella di Tanasi. Calderon. Perez. Davanti a lui c'è Napoli. Il cross di Perez, il colpo di testa di Vujovic. Susic cerca spazio per il tiro, non lo trova, tallonato da Marocchi. E recupera quindi Bruno a qualche metro di distanza da Calderon. Qualche difficoltà nel gioco aereo da parte di Bonetti su Vujovic, soprattutto quando Vujovic fa sponda e serve in chiave acrobatica ai compagni. Impostazione di De Agostini. Galia. Fortunato. Ancora Galia all'indietro per Bonetti. Mancano ormai 20 secondi alla fine di questo primo tempo. Da Galia Zavarov. All'indietro per Bonetti e quindi in direzione di Tacconi, anche se Bonetti almeno per qualche attimo aveva preferito evitare l'intervento del portiere. 1-1 quindi fra Juventus e Paris Saint-Germain dopo 45 minuti di gioco. Siamo in fase di recupero con questa azione di Schillaci. Ha tentato un pallonetto in direzione di Marocchi, ma era molto libero Napoli, probabilmente sarebbe stato più opportuno il servizio a Benito. Remino, massaggiatore, Alenikov di nuovo infortunato. Ma adesso vediamo. Ecco, non è ancora stata stabilita la diagnosi per Alenikov, darei subito la linea a Roma, ne riparliamo all'inizio del secondo tempo. Siete nuovamente ricollegati con lo stadio comunale di Torino, dove sta per cominciare il secondo tempo di Juventus a Paris Saint-Germain. Vi ricordiamo il risultato alla fine del primo tempo, 1-1 fra la squadra in maglia bianconera e la squadra in maglia blu. Probabilmente Franco Costa è in grado di dirci, di confermarci se la sostituzione di Alenikov è da addebitare alle condizioni fisiche del giocatore o a qualche altra motivazione tattica, e perciò gli passiamo subito la linea. Ma per quanto ne so, come è stato detto, ha lamentatamente un dolore agli adduttori, è rimasto negli spogliatoi, non poteva proseguire anche perché il campo è viscido, quindi non favorisce certamente questo tipo di infortuni. Ti restituisco la linea perché sta per cominciare la partita. Grazie Franco, e quindi in questa ripresa Juventus con Tacconi, Napoli, De Agostini, Galia, Bonetti, Fortunato, Bruno, Parros, Zavarov, Marocchi e Schillaci. Paris Saint-Germain con Batz, Tanasi, Bosser, Sené, Bibar, Charbonnier, Bravo, Perez, Vujovic, Susic, Calderon. I gol sono stati segnati nel primo tempo al 26esimo da Galia e al 30esimo da Bravo. Impostazione di De Agostini. All'indietro per Bonetti. Il suo passaggio per Fortunato. È una partita che chiaramente diventa delicata per la Juventus. Il discorso era chiuso sull'1-0 assicurato da Galia, discorso che si è riaperto con il pareggio di Bravo. Un lancio per Schillaci. Da Bibar a Sené. In avanti per Calderon. Ha superato Bruno, ancora Calderon. Rinviene su di lui Barros. Perez è stato attaccato in questa stanza da Barros, la palla che porta palla a Charbonnier. Susic ha superato Galia, non supera Marocchi. Elegante il dribbling, il passaggio a Zavarov. Ancora Marocchi, il suo contrasto con il giocatore Bosser. Marocchi è terminato a terra assieme a Bosser, ma chiaramente il fallo era del giocatore francese. Intanto vediamo un'inquadratura di spalle e di schiena del numero 7 Bravo, l'autore del gol, e rivediamo proprio l'episodio sul quale è terminato a terra per il contrasto falloso dell'avversario Marocchi. Sulla palla ora Luigi De Agostini alla sua 100ª partita con la maglia della Juventus. In area ci sono Galia e Fortunato oltre a Barros. Calcia De Agostini, colpo di testa di Napoli, era in posizione molto favorevole e la palla è terminata a lato. Probabilmente non ha colpito la palla come avrebbe voluto, cioè di fronte piena, l'ha colpita dal basso in alto e ne è venuto fuori un tiro alto. Ecco la conclusione alta da parte di Napoli, che ha superato comunque di poco l'incrocio dei pali. Attenzione al recupero di Zavarov, Schillaci, Barros, tiro e la palla, e di un soffio alato. Un'altra opportunità che sfuma per la Juventus dopo quella di Napoli di qualche istante fa.
quadratura proprio per il giocatore Barros, che realizzò il gol determinante dell'1-0 a Parigi, mentre rivediamo l'episodio. Passaggio di Zavarov, quello di Schillaci, l'assist per Barros, che forse è venuto meno a un pizzico di freddezza e ha mandato la palla di pochissimo a lato. Bruno Socalderon, inizio concitato di questa ripresa, quinto minuto del secondo tempo, sempre 1-1 fra le due squadre. Susic, Charbonnier, in profondità per Vujovic della squadra francese. Assistiamo alla ripetizione dell'episodio, l'intervento da parte del giocatore Sené. Sinceramente non ci sentiamo di dire che potesse essere fallo questo intervento di Sené, anche se si potevano ravvisare comunque gli estremi dell'ostruzione. Il giocatore ha coperto palla, i due sono terminati a terra e il gioco è già ripreso. Passaggio di Barros, che è stato mancato e in questa circostanza ha messo in movimento Perez. Ancora Perez che lancia Bravo, colpo di testa di Fortunato, Di Agostini, stop di Galia, Marocchi, Napoli, davanti a lui c'è Tanasi, Galia, l'autore del gol dell'1-0 per la Juventus, Di Agostini, Galia, Marocchi, è stato attaccato questa volta fallosamente, non ci sono dubbi da parte di Calderon, calcio di punizione per la Juventus. Inquadratura proprio per Marocchi e per Galia, mentre lo stesso Giancarlo Marocchi che si sta per incaricare della battuta. La sua apertura in direzione di De Agostini. Ha superato Bravo, non è riuscito a superare Bosser. Intanto è terminato a terra sul contrasto con De Agostini proprio Bosser. Si è incaricato l'arbitro di verificare le condizioni del giocatore, ma non fa entrare in campo i sanitari della squadra parigina. Gioco ripreso, Barros, De Agostini. Doppio dribbling a fondo, l'intervento di Bosser e ancora una volta De Agostini che termina a terra con l'opportunità da parte della Juventus di effettuare una rimessa in gioco. Anzi, si tratta di calcio di punizione, quel calcio di punizione non rimesso in gioco dopo l'ultima segnalazione proprio del direttore di gara Corne. Era stato commesso fallo su De Agostini che sta per battere questo calcio di punizione. Colpo di testa di Napoli, la respinta di Bravo. Naturalmente sta cercando di serrare i tempi della sua offensiva, ma così facendo nelle prime battute della ripresa ha lasciato alla Juventus due notevoli opportunità. Una con Napoli e l'altra con Barros. La rimessa di Bosser, la respinta di testa di Marocchi, quella di Napoli, Galia, Napoli. Un altro raddoppio di marcatura da parte dei giocatori parigini, efficace, ha recuperato Bravo. Il cross di Charbonnier verso Vujovic, colpo di testa di Bonetti, Galia. Pallonetto, passaggio indietro in direzione di Tacconi. E siamo giunti in questa ripresa al 12° sul punteggio sempre di 1-1 fra Juventus e Paris Saint-Germain. I gol nel primo tempo al 26° Galia, al 30° Bravo. Passaggio di Napoli in direzione di De Agostini. Marocchi. De Agostini. Zavarov. Di Agostini, velo, finta da parte di Schillaci, non arriva in tempo Galia, ancora Zavarov, da Calderon a Susic, il lancio in zona morta, recuperato Fortunato. Bruno, impostazione di Sené. Perez è sicuramente l'elemento più dinamico e anche fantasioso della squadra di Ivic. L'ottimo intervento ancora una volta di Fortunato, eccellente la sua prestazione come libero. Marocchi, Zavarov, De Agostini. Un pizzico di spazio per De Agostini che preferisce l'appoggio a Marocchi. Zavarov, aveva tentato l'inserimento Galia, ancora Zavarov. Porta palla a Napoli, ricevuta dallo stesso Zavarov.
l'invito verso Schillaci è stato deviato da Perez a beneficio dell'uscita di Bazza. Siamo giunti al 16° minuto di questa ripresa, sempre sull'1-1 fra Juventus e Paris Saint-Germain. Il lancio di Sené in direzione di Vujovic, rimasto libero da marcatura, il cross, colpo di testa di Bonetti. Bruno, la respinta, bravo Susic, ancora Bruno sulla palla, respinge di testa, di testa anche De Agostini, all'indietro per Marocchi che serve tacconi. E riparte come al solito Susic finché si porta sulla palla, impedendo l'esecuzione Barros. In area ci sono Slatko Vujovic, il giocatore marcato da Bonetti, Bibara avanzato dalle retrovie e Bravo l'autore del gol. Respinge al volo Fortunato. Insegue la palla Tanasi. Sono rimasti nella metà campo francese soltanto Tanasi e Sené assieme a Schillaci. Perez. Respinge Bruno per Barros. Marocchi. Lo scatto da parte di Schillaci, Schillaci in area, la chiusura tentata da Bossera, Schillaci che termina a terra e la rimessa di Bazza. Proteste da parte del pubblico mentre si riporta in avanti la squadra parigina con Bravo. Subito su di lui Fortunato. Perez. Cambia il fronte del gioco con il suo passaggio a Tanasi. Interdizione di Napoli, Bibar, ancora un intervento che è stato tentato dalla squadra bianconera, in questo caso da Bruno, ed è stato ravvisato un fallo commesso proprio dal giocatore della Juventus. Intanto assistiamo alla ripetizione dell'episodio precedente con il contatto francamente difficile da decifrare fra Bosser e Schillaci. Calcio di punizione di Zavarov. Colpo di testa che è stato tentato a centro area da Schillaci e la palla è terminata a lato. Primo piano per Schillaci, il giocatore che finora ha segnato 9 gol, dei quali 6 in campionato, 2 in Coppa UEFA e 1 in Coppa Italia. La rimessa di Bazza. Colpo di testa di Bonetti in direzione di Barros, ma il pallone termina in fallo laterale. La rimessa è di Tanasi. Calderon, ancora Tanasi attaccato da Barros. Perez, un'altra bella incursione di questo interno della squadra francese, calcio di punizione per gli uomini di Ivic. Siamo giunti al 26° minuto di questa ripresa, sempre sull'1-1 fra le due squadre. Perez, davanti a lui c'è Napoli, respinge Napoli, ancora Susic, la respinta Schillaci, una conclusione da parte del giocatore portoghese, ma di un intervento alla disperata del difensore centrale Sené. Calcio d'angolo battuto, Napoli, Schillaci, tiro respinto, un'altra opportunità per la Juventus proprio a un passo da Bazza. Si dispera logicamente Schillaci in questa bella inquadratura, in questo splendido primo piano, un sorriso ironico. Ha fallito di un soffio l'opportunità del suo 10° gol stagionale. Altro corner. Respinge di pugno Bazza. Di testa Bruno. Rovesciata di Bravo. Il giocatore più arretrato è Napoli, che preferisce toccare la palla indietro a tacconi a scanso di equivoci. Ce n'è già stato uno che naturalmente è costato caro alla Juventus proprio nel primo tempo. Barros attaccato da Susic. Zavarov. Ripiegamento difensivo di Calderon. Ancora Zavarov. Un altro passaggio all'indietro in direzione di tacconi. Ma intanto il gioco era stato fermato. Il direttore di gara Corne era avvisato un'infrazione da parte dei giocatori della Juventus e si riprende quindi con un calcio di punizione a favore della squadra di Ivic. Questa apertura di Susic per Bosser, all'indietro per Charbonnier, inseguito da Schillaci. Bravo, e pedinato da Marocchi. Fortunato da Bruno,
Rilancio di De Agostini, intanto De Agostini si è leggermente infortunato proprio tentando questo rilancio. Il pallone era terminato al di là della linea di gesso, della linea bianca, e quindi si riprende con una rimessa da parte del Paris Saint-Germain. Calderon, rovesciata, bravo, di testa, Vujovic, e intanto il gioco era stato fermato dall'arbitro. Una grande opportunità per la squadra parigina che sfuma, perché il direttore di gara aveva comunque qualche istante prima ravvisato un'infrazione probabilmente nello stacco di Bravo. Sale l'incitamento del pubblico in questi ultimi minuti di gara, siamo al 32esimo, Juventus che con l'1-1 accederebbe al turno successivo di Coppa UEFA. Impostazione di Marocchi per Zavarov. Aveva tentato di portarsi sulla palla Schillaci, ma il lancio era fuori misura. Bosser. Bravo. Fa proseguire Bosser. Respinta di Fortunato direttamente in fallo laterale, perché il pallone è finito sulla bandierina ed è terminato proprio oltre la linea del fallo laterale. Sembrava corner, la Juventus lo ha evitato e si incaricherà dell'esecuzione di questa rimessa il numero 3 Bosser. In area intanto ci sono il giocatore Vujovic e Sené. Il cross tentato da Perez. Fortunato rinviene sul giocatore, effettuato ancora un cross, il colpo di testa di Vujovic e la palla che finisce. Abbia evitato grossi pericoli, visto che sul nostro taccuino sono terminate soltanto conclusioni della squadra di Zoff. Bosser, passaggio indietro a Sené. Davanti a lui c'è Marocchi. Controllo di De Agostini. Fortunato. L'apertura per Napoli. Marocchi. Galia. Napoli. Ancora Galia. Temporeggia la Juventus alla ricerca di uno spazio per piazzare il lancio e l'affondo delle sue punte. Marocchi, Napoli, Galia. Ancora Napoli che è contrastato da Tanasi. Il cross tentato da Napoli direttamente sul fondo, non c'è deviazione da parte di Tanasi e si riprende quindi con una rimessa dal fondo della Paris Saint-Germain. Attenzione però, abbiamo verificato che su segnalazione del guardaline è stata ravvisata proprio una deviazione e quindi si riprende con un calcio d'angolo per la Juventus. Un calcio d'angolo al 37esimo minuto di questa ripresa. La palla per Bonetti, la respinta di Charbonnier. De Agostini, possibilità di tiro, il tiro e la palla in rete! Ed è la palla di De Agostini che probabilmente chiude questa partita come non era. Finta di Sené. Galia, il tiro dalla lunga distanza, il pallone che è terminato non troppo alto dalla traversa della porta di Bazza. Primo piano inquadratura per Roberto Galia, questo centrocampista di 26 anni che nelle ultime partite è stato costretto a cambiare spesso ruolo, infatti in campionato a Genova aveva giocato come laterale, mentre in campionato domenica scorsa a Torino è stato impiegato come secondo stopper su Mancini. Anche oggi ha agito in marcatura su Susic, ma è riuscito a segnare comunque il gol dell'1-0. Una possibilità per il Paris Saint-Germain, la respinta da parte di Bruno, il controllo dello stesso Bruno. Zavarov, intanto il gioco era già stato fermato per un calcio di punizione a favore della squadra bianconera. Intanto vediamo in sovraimpressione gli autori del gol. Ripetiamo ancora nel primo tempo Galia e Bravo, in questa ripresa è una deviazione di Bosser su un tiro di De Agostini. Mancano soltanto più 4 minuti all'epilogo della partita, rimessa in gioco da parte di Tacconi. Il colpo di testa di Bibar. Galia. Il controllo di Zavarov. Bruno,
verso Zavarov, che era stato fermato in un primo tempo e poi in un secondo tempo crediamo lo difende in qualche modo. Di Agostini, d'esterno indietro a Bonetti, Fortunato, a buon gioco nel suo disimpegno alla Juventus, una Juventus finalmente tranquilla dopo il gol del 2-1. Un lancio per Bruno inseguito da Tanasi, ha superato Tanasi, ancora Bruno, entra in area, il suo tiro è stato respinto, deviato probabilmente con un braccio da Tanasi, ma probabilmente l'arbitro ha ritenuto involontario l'intervento. Ancora Di Agostini, Alessio Di Agostini cerca la triangolazione e il pallone è terminato sul fondo. Siamo giunti al 44esimo e 50 secondi in questa ripresa, pochi spiccioli di partita prima del triplice fischio di chiusura di Corneli. Bonetti su Simba, intanto il gioco è stato fermato per un fallo commesso dallo stesso Bonetti. Simba, come già detto in precedenza, è un giocatore senegalese come Sené, che ha disputato la partita con la maglia numero 4. Tempo è scaduto da 20 secondi almeno al nostro cronometro che non fa testo. Calcio di punizione per il Paris Saint Germain, una respinta di Schillaci. Nella metà campo della squadra in maglia blu non c'è nessun uomo della Juventus, impostazione di Sené, colpo di testa di Simba, palla che rimbalza davanti a Tacconi, uscita di Tacconi sul quale